Ci abbiamo provato, poi dopo è difficile quando incontri una squadra che si difende molto bene, con ordine, una squadra fisica che non concede nulla. E davanti noi avevamo delle assenze importanti come Caputo, lo stesso Forestieri, Galano, Stojan e Kuduso, un grande impegno, hanno dato tutto, però non era facile. Era una partita che si poteva risolvere su palla inattiva o qualche tiro da fuori, come è successo nel finale quando le squadre erano stanche. La Juve Stabia è andata vicina al gol su una palla inattiva, anche noi gol annullato su palla inattiva, qualche ripartenza, ma non era facile, ripeto, perché poi la Juve Stabia giocava lanciando sempre la palla in avanti e andando sulle seconde palle. Credo che la Juve Stabia non abbia mai iniziato un'azione da dietro, l'atteggiamento era molto, molto, diciamo, difensivo. La nota positiva oggi è che non abbiamo preso gol, era da tanto che prendevamo sempre gol, oggi non l'abbiamo preso con una difesa rimaneggiata. Questo è un aspetto positivo. Ma non si aspettava qualcosa in più sul piano della voglia, della determinazione proprio? L'aveva chiesto anche alla vigilia. No, oggi per me è stata positiva. Forse è venuta meno a Empoli nel secondo tempo. Oggi i ragazzi ci hanno provato fino alla fine. Ripeto, ma con una squadra così fisica era difficile. Ci poteva essere una giocata di un singolo come Stojan, Galano nell'uno contro uno o qualche situazione di palle inattive. Teme che possa subentrare un po' di appagamento nel gruppo? No, anche perché dobbiamo intanto centrare l'obiettivo dei 50-51 punti e poi, come vi ho già detto tantissime volte, ormai c'è la nausea. I conti li facciamo alla fine. Quanto le piacerebbe fare uno sgambetto a Zeman? Ma più che altro a Pescara, quindi non è Torrente contro Zeman, è Pescara Bari. Mi piacerebbe battere il Pescara, come oggi avrebbe fatto piacere battere la Juve Stabia.